È una scatola riempita non soltanto dai riconoscimenti della società, ma anche dai preziosi cimeli dei tifosi biancorossi. Trofei, palloni, sciarpe, ritagli di giornale sono stati raccolti dai due fratelli Carlo e Claudio Giulietti, tifosi storici del Grifo. Tutti i tifosi che ci hanno donato i loro ricordi personali ci hanno detto: a casa mia questo ricordo lo posso vedere solo io, mio figlio, mia moglie. E al museo lo possono vedere migliaia di persone. Vogliamo mandare questo messaggio. Il museo non è solo una zona franca per tifosi, ma è visitato anche da gente che non è calciofila, però apprezza tutto quello che noi facciamo vedere, perché in queste migliaia di foto vediamo Perugia dai primi anni del Novecento fino ad oggi. Il museo è anche un'occasione per ripercorrere tutta la storia della società biancorossa, dal Perugia dei miracoli di Castagnier ai gol di Paolo Rossi alla gestione Gaucci, fino agli ultimi anni, con il Perugia lontano dai grandi palcoscenici, ma con il sogno di un ritorno in Serie A. È un museo in cui si vive la passione del tifoso, che invitiamo tutti quanti a frequentare, soprattutto in questo anno che ricorre il 20° anniversario della conquista dell'Intertoto, e noi abbiamo una bacheca dedicata esclusivamente al Perugia in Europa. Adesso siamo in Serie B, soffriamo, però l'importante è crederci sempre, e soprattutto c'è una frase all'interno del Museo del Grifo, appena si entra, che è indicativa, emblematica. C'è scritto: nella buona e nella cattiva sorte la bandiera del Grifo non si ammaina mai. Questa è la sintesi del museo.